Bentornati adesso a Saggezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Guarda dove ti ho portato oggi. Al circo mi hai portato oggi. Bene. Arrivato in città, saluto Derek. Evoca tante buonasera cose. A tutti, buongiorno a tutti. Millennium che è arrivato qua in città, lo abbiamo visto insomma ampiamente pubblicizzato in giro. Allora, prima di parlare insomma di un po' del clima, spesso di ostilità che incontrate, come sta andando in questi giorni? Molto bene, abbiamo una importante affluenza, siamo molto contenti, lo spettacolo nostro piace, è quello che ci dà più soddisfazione ed è quella la cosa più importante. Che cosa proponete? Che cosa proponete ai grandi e ai piccoli? Noi abbiamo uno spettacolo che va bene per tutti quanti, adatto a tutti quanti, a un pubblico piccolo, a un pubblico adulto, uno spettacolo con clown, equilibristi, giocolieri e tanti tanti animali che al circo devono esserci. Certo, se no non è circo. Esattamente. E ascolta, fino a quando rimarrete qui ad Arezzo? Rimaniamo fino a domenica, ancora per 4 giorni e speriamo di vedervi in tantissimi. A che ora fate gli spettacoli? Gli spettacoli variano, oggi giovedì, va bene. Domani uno alle 17.30, uno alle 21, sabato uno alle 16, uno alle 17.30, 18.30, domenica uno alle 15.30 e uno alle 17.30. E infine ti chiedo, quanti lavorate in questa carovana che gira l'Italia? Siamo 33 dipendenti, tra artisti e operai che lavorano nel backstage, e 20 animali. Quindi insomma, una bella, veramente, un comitiva. Beppe? No, gli dicevo, è andata benissimo, mi fa piacere che vada bene, e anche dovuto alla pubblicità che gli fanno fuori con tutti i cartelli, quelli che sono qui, quindi anche quelli vi portano perché nei giornali ne parlano e quindi di conseguenza in fondo è una cosa positiva. Sì, è una cosa positiva, noi diciamo la verità, quando ci sono gli animalisti di fronte al circo fortunatamente sono i giorni che lavoriamo di più, quindi ci fanno soltanto pubblicità. Qui i giornali hanno spinto un pochettino in una direzione soltanto, che è quella pro-animalista. Sono stati pochi quelli che sono degnati di venire qui al circo, come avete fatto voi, che vi ringraziamo, per chiedere realmente come sono le condizioni degli animali, per chiedere realmente se le pubblicità sono state sanzionate, per chiedere realmente come stiamo noi circensi. È un disinteresse che ha dato un pochettino di fastidio, però pazienza, noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo abituati a tante polemiche, rimangono sterili come rimarranno sterili qui ad Arezzo. Dispiace che qui alcuni media si siano inventati qualcosa un pochettino più degli altri, forse perché è talmente caotica e tranquilla la città di Arezzo che ci devono inventare qualcosa per fare degli scoop. Qui l'hanno fatto e complimenti a chi non ha dato voce al circo. Infatti, ti stavo per chiedere se cioè questo Guarda, trattamento. Io sono 50 anni che faccio manifestazioni in città e sono 50 anni che ricevo soltanto offese. Quindi, sono 50 anni che porto migliaia di persone e lavoro per i bambini gratuitamente di questa città, non c'è mai un elogio. Soltanto critiche e basta. Quindi non ti meravigliare, città Arezzo è questa. Tu ricordi Pietro Aretino cosa diceva degli aretini, no? Cosa diceva? Potoli ringriosi. No, Dante, scusa. E poi Pietro Aretino, però non mi ricordo esattamente le parole, non le vorrei sbagliare. Comunque facciamoci da tanti Pietro Aretino cosa dicevano di Arezzo. E quindi non è che siamo cambiati, siamo sempre gli stessi. Vedi, forse i nostri concittadini preferirebbero che tutti i tuoi animali fossero nelle savane o nelle steppe dell'Africa, magari a disposizione di cacciatori europei che vanno giù per divertirsi ad ammazzare gli animali, forse preferirebbero questo. I discorsi diventano un attimino paradossali, perché innanzitutto io ho la fortuna che fra 4 giorni prendo soltanto il buono di Arezzo, quindi quelli che sono venuti a vedere lo spettacolo e quelli che a cui non piace il circo, magari sono ostili nei confronti nostri, nei confronti delle tue manifestazioni, te li lascio a te, spero, per altri 30-40 anni. No, quindi no, io ho la fortuna di andare via. Ho chiuso. Ok. Il discorso è che è paradossale, cioè chi pensa che l'animale del circo venga prelevato in natura con il lazzo o con le bolas e venga portato al circo, messo in una gabbia, portato via dalla madre, sono tutti stupidati. Ormai a questa fandonia non ci crede più nessuno, sono fantasie alle quali le persone potevano credere magari 15-20 anni fa. Adesso abbiamo la fortuna noi di utilizzare Facebook tanto quanto lo usano gli animalisti e abbiamo la fortuna di poter dimostrare quello che è realmente la vita del circo all'interno delle quinte, con le nostre forze, ma abbiamo tantissimi sostenitori. Quindi queste cose paradossali da film Non ci toccano, e chi è intelligente non gli dà retta. E comunque c'è da dire una cosa, che cambiare idea è sempre il sinonimo di intelligenza. Quindi invito chi fosse interessato realmente a capire
o a rendersi conto che quello che pensa di brutto dell'animale al circo sia vero, venga al circo a vedere. Io sono convinto che cambierebbe sicuramente idea. Però se rimane dentro la casa propria a pensare male del circo, fa poco. Fa poco a se stesso, fa poco di male al circo e fa poco di buono per gli animali, quindi non risolve nulla. Anche perché se stiamo a guardare il mio circo che trasporta 20-25 animali o altri circhi nella totalità, 2000 animali in tutti i circhi italiani, allora per quei 15-20-30 milioni di cani e gatti che sono dentro le case degli italiani non ci pensiamo? Cioè un animale, un Doberman, che vive al settimo piano di un appartamento a Milano, sta bene? Non penso che stia bene. O un boa dentro ad una teca, non penso che stia bene. Allora bisogna cercare di vedere, non è che ci sono animali di serie A, animali di serie B, categorie di allevatori, circensi, piuttosto di addestratori, piuttosto di tante altre forme dove utilizzano animali che sono bravi o che sono sbagliati. Bisogna partire da un presupposto, bisogna partire dai dati certi. Scientificamente parlando, a livello di circo non c'è nulla che impedisca o che comprometta la vita di un animale all'interno delle strutture circensi, perché sono salvaguardate, perché sono visitate, perché sono controllate, monitorate, soprattutto da noi che siamo i primi animalisti, che li conosciamo, li amiamo e sappiamo tutto di loro. Seconda cosa, dalle forestali e dall'ASL che costantemente monitorizzano quello che è il circo in generale sotto forma di spettacolo in tutta Italia. C'è stata la visita della Polizia Municipale che ha mandato una nota alle redazioni, a giornali TV, parlando di sanzioni, che cosa vi hanno contestato, la parte della pubblicità? Ma ancora non mi hanno contestato nulla, le contesteranno alla sede legale del circo, io faccio parte della direzione dello spettacolo, non ha niente a che fare con la direzione amministrativa. Chiari giusta la sanzione sui volantini? Beh, se hanno infranto la legge non c'è niente da fare. No, il discorso magari è che non c'è una legge che tutela il volantinaggio o comunque la pubblicità del circo. C'è un regolamento ad Arezzo. Il regolamento in tutte le piazze è diverso, ma se io mi presento, allora io devo avere l'80% delle affissioni pubbliche a livello globale, perché lo dice la legge del 337 del 68. Io faccio una richiesta ad Arezzo e se non ho la fortuna che è comunale ma è sotto concessionaria, a me mi danno quello che vogliono loro, invece no, già per questo è sbagliato, io devo fare un ricorso al TAR nei confronti di un regolamento per le pubblicità della fissione pubbliche ogni piazza dove vado. La legge dice che devono darmi l'80% delle fissioni pubbliche anche quando ci sono le votazioni. Allora questo, chi me le paga a me queste cose? Te l'avevo detto. No, però stiamo zitti, non abbiamo voglia. Gliel'avevamo anticipato. Quello. Noi prendiamo, giriamo, pensiamo alle altre città. Adesso abbiamo una tappa importante che è Genova, è la prima volta che ci andiamo. Porteremo uno spettacolo nuovo, uno spettacolo diverso. E abbiamo altre cose a cui pensare. Però non si può fare una guerra ogni volta che andiamo. Quindi pensi che non tornerete qua da Arezzo? No, come? Torniamo, invitiamo tutti quanti, tutti quelli che sono stati al nostro circo, spero gli sia piaciuto lo spettacolo, di tornare a vedere, a portare amici. E speriamo che tornino anche i nostri amici animalisti che ci portano sempre tanta fortuna agli spettacoli. Bene, fai bene a essere così determinato, perché devi portare ad Arezzo qualcosa, perché ad esempio d'inverno non c'è niente e quindi di conseguenza il più bello spettacolo del mondo ci deve essere. Grazie. E non devi demordere. Assolutamente no. Grazie a Derek, buon proseguimento, a domani. Ciao.